Ma guardate un po' dinanzi alle telecamere di Notte Paradise TV il grande Adriano Celentano. Buonasera. Buonasera. Salvatore Celentano, Adriano Celentano. Adriano è a Milano, io sono qui a Napoli. Quindi non ho capito, su a Milano Adriano Celentano e qui a Napoli Salvatore Celentano. Esattamente. Però che fai a quest'ora qui a Caivano su questo corso? Beh, aspetto il pullman, no? Si vede, no? Un artista come te alla fermata del pullman, dai, come si fa a credere una cosa del genere? Ma perché noi siamo sempre abituati, noi artisti, a camminare con i bodyguard, quindi con il Mercedes, le macchine di lusso. Adesso mi sono scocciato, voglio prendere il pullman. Ma tu che sei un grande artista, mangi anche qui la pizza? Anzi, adesso... A Napoli la pizza? Guarda che mi hai preceduto, perché io adesso volevo invitarti proprio a mangiare una pizza. A me? C'è una pizzeria, Diaz, fa una pizza speciale. Vieni, va, che ti offro una pizza. Ok, quindi andiamo a mangiarci questa pizza stasera? Sì. Però io che sono qui e vedo che sei Adriano Celentano. Però lo facciamo capire anche agli amici a casa, non so, mi intoni qualche canzone? Un po' la mossa, sai. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. Yuppidu, yuppidu, yuppidu. È forte. Vieni che ti offro una pizza, va. Ok, andiamo a mangiare la pizza, vieni. Ed ecco Adriano, stiamo... Ah, stavi inciampando? Allora non sei una star se inciampi su due scalini. No, ma purtroppo c'ho sempre questo movimento così che mi permette di... Capisci? Beh, questa qui è la pizzeria Diaz, che si trova a via Diaz. Lui è proprietario, guarda un attimo, che numero è questa pizzeria qui? Numero civico, che numero è? Lui non sa il civico qual è, il numero che c'è scritto fuori, qual è? 174. Andiamo, va. Andiamogliela a chiedere direttamente a lui qual è il civico di questa pizzeria. Che scappa il titolare, questa sera scappa. Vabbè, ma tu cosa mi offrirai questa sera da mangiare qui? Io ti posso offrire 3 pizze 5 euro. Oppure 4 panini, perché ti vedo che tu sei bella piena, 10 euro. No, però mo mi sei antipatico, devo dire la verità. Mo sono a fermare registrazione. Mo sono a fermare registrazione. Vai. Bella piena, vai. No, speri, vai. Va bene, vai. Stiamo lavorando, vai. Allora, cosa mi offrirai questa sera in questa pizzeria? Guarda, qua c'è una cosa fantastica, perché qua si combatte la crisi veramente. Cioè, qua fanno 3 pizze margherite, 5 euro. Oppure fanno 4 panini alla piastra, gusti come volete voi, 10 euro. Qui una famiglia mangia con pochi soldi, capisci? Invita anche la tua famiglia, tutti quanti. Verremo tutti quanti qui a mangiare. Poi c'è anche una bella vetrina con friggitoria, kebab, sì. Contorni vari. Sì, sì, sì. Anche voi ragazzi da casa venite, perché qua si mangia da spettacolo, capisci? Basta così? Basta così, ora dobbiamo solo gustare qualcosa. No, adesso volevo dire pizzaiolo com'è che lavora, perché ho visto che lui è bravo, è Pino questo qua. Quindi tu te ne intendi anche della preparazione di pizze? Sì, io so anche infornare, perché questo qui è lento. Ti faccio vedere un attimo come si infornano le pizze. Ci fa vedere come si infornano le pizze. Mamma, che movimento, ripeti il movimento. Io l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa. Beh, così si infornano le pizze, non è che è tanto facile fare così. E tu, sposta, ti faccio vedere come si fa la pizza. Aspetta un attimo, aspetta, vieni qua. Tienimi questo. Mentre ci fai vedere come si fa la pizza, ci intoni qualche altra canzone? Ma tu voleva la pizza, capo marola in coppa, capo marola in coppa. Poi ragazzi sono forte. Ecco qua, questa si fa veramente la pizza napoletana, è così, tu sei licenziato, esci fuori. Adriano, e mo che stai a fare in questa pizzeria? Aspetta un attimo che mi hai fatto sbagliare le note. Il tempo che aspetto il panino, cioè che ho fame, capisci? Ci delizi un po' con la tua musica. Sì. Che canzone canterai? Il ragazzo della via Gluck. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è una città,
E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ah, questo ragazzo della via Glu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città. E lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora quei soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. Laddove c'era l'erba, ora c'è. C'è il panino tuo che è pronto. E che spavento, infatti. È pronto il panino, sì. Eh sì, è pronto il tuo panino. Dai, andiamo a vedere. No, se è pronto. No. Come l'hai preso questo panino, Adriano? Come l'hai preso? Porchetta, provola e insalata, perché io sono sempre un po' a dieta per mantenermi in forma, capisci? Quindi una cosa molto leggera hai preso questa sera. Beh sì, stasera. E sì. Nel frattempo diciamo perché bisogna venire qui dalla pizzeria Diaz a Caivano. Beh, perché qua ci sono dei prezzi fantastici. A parte fantastici. Che ci sei tu. Eh beh sì, però ci sei anche tu. E quindi insieme faremo venire nessuno, voglio dire la gente, capisci? Cioè, nel senso che qua la gente viene perché ci sono dei prezzi veramente fantastici. E poi è la qualità che supera il prezzo qua. Cioè, 3 margherite, 5 euro. E ragazzi, è un casino, non si capisce niente qua con la crisi che... 4 panini? 10 euro 4 panini, cioè, anche consegne a domicilio? Sì sì, ammazziamo a domicilio, voglio dire, facciamo anche le consegne a domicilio qua. E quindi questo panino arriverà? Sì, eccolo qua, sta arrivando. Sta arrivando, ecco. Lo mangi qua in diretta con noi? Sì 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 sì, faccio sapere anche l'esito. Vai Silvia, portami. Sicuramente alle persone a casa gli verrà la voglia di mangiare sto panino. Sì. Beh, dai. Dacci un bel morsettino. Ragazzi, questo qui veramente è abbondante, come l'ha fatto veramente, non è che l'ha fatto a me perché... Perché sei Adriano Celentano. Salvatore Celentano. Ah, scusami. Com'è? È bello, è bellissimo far cadere le cose a terra. È forte. Lo so dare. No, grazie, ti ringrazio. Salutiamo gli amici di Notte Paradise. Ciao ragazzi da Salvatore Celentano. Venite che vi aspetto in tanti, ciao. Ciao.